Mister Domizi, un pomeriggio no, cosa non ha funzionato in particolare? No, pomeriggio no, per il risultato, perché purtroppo abbiamo regalato, nel senso che la partita è sempre stata sotto controllo dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista tecnico. Poi siamo stati poco cattivi, poco rabbiosi in occasione della palla inattiva del gol preso. E anche altre due o tre occasioni, sia al primo tempo che al secondo tempo, dove sono passate tante palle in aria e non siamo mai riusciti a dare la zampata giusta, ma non solo tecnicamente, proprio come cattiveria. Penso ad esempio all'episodio del primo tempo, dove poi non ho capito se fosse fuori gioco o meno, o se l'avesse presa di mano il loro difensore. Però abbiamo avuto tre opportunità di tirare in porta da 3 metri. E al di là di come poi ha fischiato e ha deciso l'arbitro, 3 volte siamo riusciti a non buttare dentro la palla. Questo da questo punto di vista dispiace, perché secondo me la prestazione l'abbiamo fatta buona, meglio anche di altre volte dove magari abbiamo vinto. Però purtroppo siamo stati un poco feroci in quelle 3 o 4 circostanze che potevano decidere la partita, cosa che invece hanno approfittato benissimo loro, perché veramente ricordo forse una barra due azioni da parte loro e sono riusciti a trovare il gol. Diciamo che quando poteva sbloccare il Pordenone l'ha sbloccata la Reggiana. Ma oltre a quello, anche dopo potevamo pareggiarla, perché mi ricordo un paio di occasioni di Butic, 2 o 3 volte siamo arrivati bene puliti sul fondo in aria per mettere la palla, abbiamo sempre sbagliato il cross. Da quel punto di vista lì purtroppo abbiamo regalato, dispiace dirlo, ma abbiamo regalato 3 punti alla Reggiana. Avevi detto che in questo finale, così di gare ravvicinate, serviva lucidità e calma. Diciamo che quello rimane d'attualità come tema. Rimane d'attualità, sì, però come ho detto nella partita precedente col Pisa, dove c'era andata bene, poi serve anche la qualità giusta per fare le giocate giuste al momento giusto e per fare gol e per riprendere i risultati o per chiudere i risultati, perché la calma, la rabbia e la determinazione sono tutte virtù fondamentali, sempre a maggior ragione in questo momento, ma serve anche la qualità giusta proprio per fare le giocate decisive. Testa martedì, dove a Lignano arriverà la Salernitana che si gioca la promozione diretta. Ma ormai tolte 2 o 3 squadre, forse neanche nelle ultime partite, tutti si giocano qualcosa, quindi a questo punto un avversario piuttosto che un altro cambia poco, noi dobbiamo pensare a noi stessi, metterci subito alle spalle questa sconfitta perché non c'è tempo neanche più di pensarci e cercare di preparare il meglio, soprattutto dal punto di vista del recupero delle energie e dal punto di vista tecnico, la partita di Un Pordenone che rimane comunque padrone del proprio destino. martedì. Ma ovvio, ovvio. Cioè, ci sperano e ci credono tutte le nostre avversarie che sono sotto di noi anche parecchio, non vedo perché non dovremmo essere noi padroni del nostro destino.